Ok, ciao ragazzi. Allora, ripartiamo con questa nuova simulazione. Ok, partiamo dal quiz numero 1. Viene detto lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione f di x uguale a, quindi avete la funzione f di x che è integrale da 0 a x di t per il coseno iperbolico di t. Ci siamo in dt. Bene. Allora, vogliamo lo sviluppo di ordine 4. Bene. Allora, ovviamente, scusatemi, ovviamente sono un po' fuso. Ok, dicevo, ovviamente questa funzione non è una sulla quale potreste applicare i trucchi che avevo spiegato quando avevo fatto il video sullo sviluppo di Taylor, va bene? Perciò magari usiamo direttamente la formula dove andiamo a dire che lo sviluppo di Taylor di Maclaurin sarebbe quindi f di 0 più f' di 0 per x più f secondo di 0 diviso 2 per x quadro più f terzo di 0 diviso 6 perché 3 fattoriale per x cubo più la quarta derivata diviso in 0 diviso 24 che è 4 fattoriale per x alla quarta più o piccolo di x alla quarta, vero? Quindi uno può procedere in questo modo e vogliamo lo sviluppo di ordine 4. Ok, allora partiamo da f di 0. F di 0 sarebbe, vedete che al posto di x ho messo 0, quindi sarebbe l'integrale da 0 a 0 di t per il coseno iperbolico di t, ma l'integrale da un numero a se stesso vale 0. F' di 0, allora noi dobbiamo trovare f' di 0. Vi ricordo, se non lo sapete, io l'ho fatto diverse volte nel quiz che ho fatto per lo sviluppo di Taylor. Quindi comunque avete che f di x è l'integrale da 0 a x di t per il coseno iperbolico di t. Cosa vuol dire? Che se io dico che g grande, quindi supponete che g grande sia una primitiva di questo, quindi g grande è una primitiva di, ok, è una primitiva, quindi g di t, vero? Perché è una primitiva di t coseno iperbolico di t. Vuol dire se effettivamente g grande è una primitiva, f di x si può quindi scrivere come g di t preso tra, così fate l'integrale, no? Per fare un'integrale calcolate la primitiva e la calcolate agli estremi. Quindi possiamo dire che f di x è g di x meno g di 0. Ci siamo? E quindi f' di x è, quindi se derivo qui farà g' di x, ma g di 0 è un numero, quindi meno 0. Ok? Quindi abbiamo dimostrato che f' di x è g', no, qui è g' di x. Ma g' siccome g è la primitiva di questa funzione, g' di x vuol dire la derivata della primitiva è la funzione, no? Quindi sarebbe x per il coseno iperbolico di x. Quindi abbiamo visto in questo caso che f' di x è x per il coseno iperbolico di x e quindi f' di 0 è 0. Ci siamo? Da qui possiamo calcolare anche f secondo. F secondo di x sarebbe allora la derivata di questa cosa, che sarebbe quindi la derivata di questa cosa sarebbe x, la derivata di x sarebbe quindi coseno iperbolico di x. Ci siamo? Allora, la derivata del coseno iperbolico è il seno iperbolico, quindi più x per il seno iperbolico di x. Ci siamo? Va bene.
Quindi questo è f secondo, e quindi f secondo di 0 sarebbe il coseno iperbolico di 0, che è 1, più 0. Quindi f secondo sarebbe 0. Ok? Vi ricordo che il coseno iperbolico di x è esponenziale di x più esponenziale di meno x diviso 2. Quindi se fate il coseno iperbolico di 0, vi viene 1 più 1 diviso 2, che è 2, 2 diviso 2 che fa 1. Ok, vabbè, possiamo andare avanti con la derivata terza, no? Uno dice, ok, la derivata terza f terzo di x sarebbe la derivata del coseno iperbolico, che è il seno iperbolico di x, ok? Più, adesso devo fare la derivata di questo, fa prima seno iperbolico di x, più x, la derivata del seno iperbolico e il coseno iperbolico di x, ok? Quindi la terza derivata calcolata in 0 vi fa seno iperbolico in 0, che è 0, questa parte qui vi fa 0, ok? Di nuovo seno iperbolico, che è 0, e 0, quindi 0 per il coseno iperbolico, quindi vi fa 0. Vabbè, con quello che abbiamo già possiamo già almeno scrivere lo sviluppo di ordine 3. Vabbè, se no, se vogliamo andiamo subito alla quarta derivata e troviamo la derivata del seno iperbolico e il coseno iperbolico di x, più di nuovo seno iperbolico che fa di nuovo coseno iperbolico di x, più adesso ho x per il coseno iperbolico, che mi farà quindi prima il coseno iperbolico di x, poi più x per il seno iperbolico di x. Ok? Quindi andando a sostituire mi fa coseno iperbolico di 0, quindi sto calcolando, questo era di x. Adesso la derivata quarta in 0 sarebbe coseno iperbolico di 0, ok? Qui che fa 1, qui fa 1, qui fa 1, e qui fa 0, ok? Perché 0 per 1, quindi vi fa 3. Alla fine abbiamo tutte e quattro le derivate, quindi possiamo dire che lo sviluppo di f di x, che era uguale a f di 1, che era 0, più f' di 1, fatemi tornare indietro, f' di 1, eccolo qui, era anch'esso 0. Ci siamo? Quindi più 0 per x, più la derivata seconda era 1, quindi più 1 diviso 2 per x quadro, più la derivata terza era 0, quindi 0 diviso 6 per x cubo, più la derivata quarta che era 3, quindi 3 fratto 24, che vuol 3 fratto 24 e x alla quarta più o piccolo di x alla quarta. Quindi alla fine abbiamo solo che lo sviluppo ci dà f di x, che è uguale a, allora, un mezzo di x alla seconda più, allora 3 fratto 24 fa un ottavo, no? Quindi un ottavo di x alla quarta più o piccolo di x alla quarta. Ci siamo? Quindi andando a guardare sul PDF vediamo che la risposta corretta è questa. Ci siamo? E quindi infatti si procede così quando avete una funzione integrale. Va bene? Ok. Quindi domanda numero 2. La domanda numero 2 dice: se f è una funzione di classe C1, cosa vuol dire? Che f è continua. La derivata prima di f esiste ed è anch'essa continua. Okay. Tale che noi sappiamo che f di pi greco è 0, f' di pi greco è 2. Allora è vero che, quindi, io che so, scusate che oggi non è giornata. Ok, quindi dicevamo,
Allora, noi sappiamo che la funzione di classe C1 e per di più abbiamo che f di pi greco è 0, ok? E f' di pi greco è 2. Quindi se vogliamo scrivere una sorta di mini di sviluppo di Taylor del primo ordine, noi possiamo scrivere che f, cioè ovviamente abbiamo delle informazioni al pi greco, ok? Al punto pi greco. Quindi lo sviluppo di Taylor al punto pi greco sarebbe f di pi greco più f' di pi greco per x meno pi greco più o piccolo di x meno pi greco. Ok? Quindi, ma f di pi greco è 0 più 2 fattore di x meno pi greco più o piccolo di x meno pi greco. Questo co cosa vuol dire? Che la mia funzione f di x, ricordate, la funzione è sempre equivalente al termine più importante dello sviluppo di Taylor, quindi f di x è equivalente a 2 fattore di x meno y. È chiaro? Quindi adesso, andando nel dettaglio, quindi noi quello che vogliamo fare è il limite di f di x fratto pi greco meno x, ok? Nel limite posso sostituire la funzione con il termine adesso equivalente, no? Quindi se voglio fare il limite per x che tende a pi greco di f di x fratto 2 meno pi greco. No, è pi greco meno x. Cosa sto dicendo? Sì, fratto pi greco meno x, infatti. Scusatemi. Ah, sì. Allora, stavo dicendo, voglio fare il limite per x che tende a pi greco di f di x fratto pi greco meno x o x meno pi greco, non mi ricordo mai, pi greco meno x, ok, quindi fratto pi greco meno x, ok, perfetto. A questo punto dicevo, si può sostituire f di x con la funzione adesso a equivalente, quindi sarebbe 2 fratto x meno pi greco, ok, diviso per pi greco meno x. Ah, vi ricordo che questo vi fa 2 fratto x meno pi greco diviso per meno x meno pi greco, no? Quindi questo si semplifica, questo e questo si semplificano, rimane 2 diviso meno 1 che gli fa meno 2, quindi sto limite fa meno 2, è chiaro? Quindi tornando qui il limite vale meno 2. Bene. Perfetto, dai, allora comunque nella prossima puntata andiamo a proseguire con il quiz, ok? Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità. E come vi dicevo ieri, a breve, anche per il prossimo semestre, ci sarà l'intero corso ridotto e riassunto di algebra e di MATLAB. E ci sono anche in collaborazione con altre persone, cercheremo, come ho già detto, di organizzare sul canale dei giochi scientifici per stimolare lo studio di tutte queste nozioni astratte, okay? Per giustificarlo. Grazie e a presto.